Siamo con Mirko Righetto e Giorgia Voltolina per presentare l'evento di questo Ferragosto. Il 14 agosto, come lo scorso anno, si salperà a bordo della Bellini e si andrà in giro a fare un bellissimo giro per la laguna dell'Usenzo. Sì, è stato un successo, come del resto poi in tempi non sospetti facevo con quello che era una barca, altra barca negli anni passati. È stato un successo incredibile, che era un peccato non riproporlo quest'anno. E credo che quest'anno, soprattutto con lo spettacolo pirotecnico, la musica e il servizio che dà poi la barca in se stessa, in quello che poi la Giorgia spiegherà, e credo sia una cosa straordinaria, perché poi ho sempre detto, le discoteche sono importanti, gli stabilimenti balneari, tutte le feste sono importanti, ma la barca è sempre la barca. Beh, la location era stupenda, l'anno scorso mi sono potuta godere la festa e la partecipazione del pubblico c'è stata tutta, ma tutto il contorno ha fatto la differenza. Eh sì, in un altro poi, ambiente non sarebbe stata la stessa cosa. Eh sì, perché poi andare sulla nostra favolosa laguna e fare il giro panoramico, ripartire dopo lo spettacolo pirotecnico con la musica e divertirsi fino alle 2 di notte, ragazzi, è una cosa che da fare assolutamente. Credo che chiunque voglia minimamente partecipare a una cosa del genere, perché è una cosa singolare e molto bella. Tu cosa farai di bello? Dipingo le persone. Lei vuole le luci blu, perché è una pittura che lei dà, che non vedi, ma tramite la luce blu particolare che abbiamo nel nostro service, le persone si ritroveranno come fluorescenti, tutte belle. Ti spiego un po' il programma. Spiega tutto. Allora, la barca Mamma Mia. Mamma Mia. L'imbarco alle 9 della sera, quindi una barca dopo cena. Venite già cenati. In poche parole. La partenza alle 9:30, ci sarà un giro in laguna con la musica di Mirko, e poi anche il ballerino Etienne Jean-Marie, di famoso in tutto il mondo. Che c'era anche lui l'anno scorso con una ballerina bravissima. E poi ci posizioneremo vicino ai fuochi e daremo un piatto di pasta, una consumazione, e sì, un drink e anche la frutta per tutti. E poi ci sono due bar, uno sopra in terrazzo, uno sotto, che sicuramente accontenterà un po' tutti. Il rientro è alle 2:30 della notte, quindi quando finiscono i fuochi andiamo a largo, ci facciamo un bel giro in laguna e poi si ritorna. Un giro interessante, insomma. Molto bello, proprio sì. Da cominciare a prenotare adesso per il 14. Ilvana, il feston? Io dico sempre che è il feston, perché a differenza delle tante feste che io faccio, questo è sempre una cosa particolare. La barca io l'ho nel cuore, perché l'ho fatta per tantissimi anni. La Sanpei, se non sbaglio, è stato la Sanpei è stato un esempio, è stato un esempio e una storia, e la ricordo spesso, e tutti alzano la mano quando dico al pubblico tutti quelli che sono stati sulla Sanpei e tutti perché è stato veramente bello. Ma l'anno scorso abbiamo in qualche maniera, con qualche anno in più da parte mia, rivissuto. Ma anche da parte di tutto il pubblico. Sì, da parte di tutto il pubblico. Rivissuto questa esperienza. E io non avrei mai pensato l'anno scorso un successo così straordinario. Tanto che ho detto quest'anno bisogna rifarla, perché poi i fuochi d'artificio sono uno spettacolo bellissimo per Chioggia, per tutta naturalmente la città, l'amministrazione, eccetera, eccetera. Però farli e vederli sotto una barca che poi parte e va via nella laguna di Venezia, patrimonio dell'UNESCO, eccetera, eccetera, è qualcosa di unico. Straordinario. Sì. In caso di pioggia verrà rimandata il 17, sabato 17, ma abbiamo deciso, abbiamo chiesto esplicitamente. Non pioverà sicuramente. Non pioverà assolutamente. Le previsioni danno bello, insomma, ecco. E comunque il divertimento è assicurato. Sicurissimo. Molto. Io sono carico, sicuro. Io sì, sono sì, carico, guarda, come sempre, perché poi la barca mi dà qualcosa che quel qualcosa in più che io sicuramente... Io e lui abbiamo lavorato insieme, mamma mia. Ok. Per cui cominciate a prenotare per questa fantastica serata per il 14. Posso dare il mio numero di telefono? Certo che sì. Allora, 348-1592-700. Comunque trovate anche nella locandina il mio numero, Giorgia.
ok? Io posso aggiungere che il prezzo è comunque un prezzo molto molto giusto, alla portata di tutti, e comunque stiamo parlando di un Ferragosto che è praticamente la parte centrale di un'estate, di una festa unica, cioè qui non stiamo, insomma, per quanto io abbia un'esperienza oltre 40, quarantennale, cioè qua si parla di una barca. Si parla di una barca, andare nella laguna, si parla di un qualcosa di sera con lo spettacolo pirotecnico, ragazzi.